Sono stati rivelati dati di gioco in una versione demo. Puoi utilizzare questi dati nella versione completa del gioco. La lingua sarà quella scelta nella versione. Tutti i furabiotti e bentornati sul mio canale, io sono Furabintendo e benvenuti a tutti in Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso Deluxe. Iniziamo subito per questo remake. Sì, nuovo gioco ovviamente, ciccio. Ti do il benvenuto, questo è il magico portale che ti condurrà nel mondo dei Pokémon. Tuttavia, prima di proseguire vorrei che rispondessi a qualche domanda. Cerca di rispondere con sincerità. Che ne dici, cominciamo? Allora, via con le domande. Qualcuno dice che sei una persona un po' imbranata, come ti senti? Ti trovi a un bivio, ti dicono che prendono la via di destra, troverai un tesoro, dove vai? Ti piace fare baldoria con gli amici? Senti l'urlo provenire da dietro una porta. Che cosa fai? Afferra un dito qualunque della tua mano sinistra con la mano destra. Quale dito hai afferrato? Trovi uno scrigno del tesoro, cosa fai? Trovi un portafoglio sul ciglio sulla strada. Ti ritrovi di fronte al presidente o alla presidentessa del tuo paese, come ci parli? Ti svegli nei panni di un Pokémon, sei? A quanto pare sei una persona lesta. Ti piace sentirti responsabile e occuparti di tutto l'occupabile. Se intraprendi è sempre in movimento. Se intraprendendo è sempre in movimento. Ma non ti stressa un po' questa vita. Ti irriti se i tuoi amici sono in ritardo e gli imprevisti ti mandano nel pallone. Sei una di quelle persone che premono il tasto dell'ascensore decine di volte. Forse anche adesso stai premendo nervosamente il pulsante A. Fai attenzione però, irritarsi con tanta facilità fa esaurire le energie. Il Pokémon che si addice di più a una persona lesta come te è Torchic. Mi dispiace ma non è il Pokémon che mi serve. No. Dunque, allora, il Pokémon che io avevo scelto era esattamente Psyduck. Andiamo. Dove dice Psyduck, giusto? Giusto. Io avevo scelto, volevo Psyduck io. Bene, ora un'ultima cosina. Dimmi chi vuoi farti accompagnare. Scegli un Pokémon a schermo. Di quale Pokémon vuoi farti accompagnare? Da Machop. Sì, lo so, è strano, però è per tutte le abilità del gioco utili. Quindi andiamo. Sì. Di farlo chiamare così, penso. Ma sì, dai. Fine. Sì, sì. Vai, iniziamo. Vuoi procedere con questi due Pokémon? Sì. Ok, ci siamo. La tua avventura nel mondo di Pokémon sta per iniziare. Buon divertimento.
dove mi trovo? Starò sognando? C'è una piacevole brezza. E si sente una voce in lontananza. Chi sarà mai? Ehi là! Per tutte le cispole, sveglia! Su, in piedi! Ah, finalmente, alla buon'ora! Dove sono? Ti ho trovato per terra privo di sensi, per fortuna che ti sei ripreso. Io sono Macho, piacere. E tu invece chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Come? Saresti un essere umano? A me in realtà sembri più... un Psyduck. È vero! Sono diventato un Psyduck. Ma com'è possibile? Non mi ricordo nulla. Ma... certo che sei un tipo strano, eh? Com'è che ti chiami? Come mi chiamo? Ah, giusto, il mio nome è... Come nella demo. Un attimo che... ok. Ripeto che dà fastidio senza la tastiera. Chiamarti Furabion, sì. Furabio, hai detto? Beh, che dire. È proprio un nome buffo. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Ho sentito qualcuno gridare. Che succede? È successa una cosa terribile. Il mio Caterpie è caduto in una specie di grotta. Povera creaturina mia. Cosa? All'improvviso si è aperta una voragine nel terreno e il mio adorato Caterpie ci è precipitato dentro. È ancora troppo piccolo per uscire da solo. Ho provato a salvarlo, ma dei Pokémon mi sono avventati contro. Come? È stata attaccata, signora? Dei Pokémon se la sono presa con lei? Sì, era come se la voragine li avesse gettati nel panico. Dei Pokémon sono troppo forti per me, ma devo fare qualcosa. Oh, che fare, povera me! Possiamo restarcene con le mani in mano. Andiamo a salvarlo. Bosco fiorito, piano meno uno. Ok, eccoci qua. Dunque, questo non sarà mica un dungeon misterioso? Ma certo, è proprio così. I dungeon misterioso sono posti davvero strani, eh. Ogni volta che una confermazione è diversa non si trovano mai gli stessi strumenti. L'avanzare del dungeon, ok. Sì, lo so, cioè... abbiamo già letto nella demo, quindi vai. Sì, lo so. Muoviamoci. Ok, è l'ora del combattimento, sì. Zanna Zen, bello. Prendiamo ancora un poco. Vai. Aia! Maledetto infame. Cosa mi ha fatto? Io non volevo fare così a dire vero, però ok. Vai, Peach. Mori, ok. Bravissimo Macho. Cosa è stato? Qua non sembrano esserci oggetti, proseguiamo. Scusa, Psyduck? Ok. Ok, non c'è niente, vai. Proseguiamo. Dunque. Comunque sì, per adesso è come la demo. Mori, ok. Grazie, Macho. Questo mi serve, grazie. Baccarancia, ok, grazie mille. Molto gentile, gioco. Prossima automatica premiere. Ah, ok, non è... non capisco cosa serva, però ok.
Adesso vorrei leggermente correre, grazie. Ok, per fortuna la demo, vabbè, prima o poi ci dirà come correre, però ok. Grazie, ok. Proseguiamo. Bosco fiorito, piano meno 3. Scusa, ok. Comunque ripeto, per adesso, come ho detto nella demo, è come quando ho giocato su... Aio. Adesso R. No, ZR. Sì. No. Così, ok. Cozzata Zen, graffio, visto l'acqua, confusione. Cozzata Zen, vai. È meglio. Cozzata Zen per adesso è il mio attacco più forte, sembrerebbe. Oh, c'è un... si sta avvicinando un Peach. Bravo, ok, scendiamo giù. Bene. Dove è la mia mamma? Siamo qui per salvarti. Eh? La tua mamma ti sta aspettando, usciamo di qui, su. Ok. Il mio piccolo è sano e salvo. Come potrò mai ringraziarvi? Maxi, figuri, piuttosto fate attenzione. Con tutte queste voragini bisogna stare sempre in guardia. L'importante è che suo figlio non si sia fatto niente. Potreste almeno dirmi come vi chiamate? Io sono Macho, per piacere. Lui invece è Furabio. Wow! Caterpie mi sta fissando. I suoi occhietti pieni di adorazione mi mettono un po' in imbarazzo. Però non è una sensazione sgradevole, mi sento un po' come se fossi un eroe. Che bella sensazione aiutare i Pokémon in difficoltà, non è mica male. Grazie Macho, grazie Furabio. Non è molto, ma vi prego di accettare un mio piccolo segno della nostra riconoscenza. Rivita il seme mini. Bacca pesca. 500 soldi. Ancora grazie di cuore, arrivederci. Ehi, grazie per avermi dato una mano. Però te la cavi nella lotta, eh. Cispolo, ti avevo sottovalutato. Ma dimmi, che farai adesso? Hai qualche idea? Ehi, Furabio. Vai, io non hai un posto dove stare. Seguimi. Eccoci arrivati. Wow. Non so perché, ma mi sento felice. Sono un essere umano, ma questo posto mi piace. Mi riempie di allegria. Forse per un Pokémon è una questione di istinto. Deve essere così che ci si sente quando si ha voglia di scondisolare. Ma che importanza ha? Sono felice e basta. Forse è un altro effetto della mia trasformazione in Psyduck. Allora, Furabio, che te ne pare? Ti piace, eh? Lo sapevo, ci avrei scommesso. Mi sembra proprio il posto adatto a te. E ci avevo visto giusto. Questa è la tua cassetta della posta. Qui troverai le lettere degli altri Pokémon. Pensavo, ti ricordi quella voragine di cui è caduto Caterpie? Ultimamente si stanno verificando un sacco di episodi del genere. Molti Pokémon sono rimasti feriti a causa di simili catastrofi naturali. E io vorrei fare qualcosa per aiutarli. Voglio contribuire a rendere il mondo un luogo più sicuro per i Pokémon. E visto che come te la sei cavata con Caterpie, beh, io ho pensato che potresti essere l'alleato perfetto. Credici di formare una squadra di soccorso con me? Furabio, io e te assieme potremmo creare la miglior squadra del mondo, ci stai? Volentieri. Ok, affare fatto. Uno di questo momento io e te siamo una squadra di soccorso. Conto su di te, Furabio. Ehi, la nostra squadra si chiamerà... veramente non ci ho ancora pensato. Per caso hai qualche idea geniale per il nostro nome, Furabio? Canastri, pestiferi, scaleale, grignolotti, turbolenti, lancia, poche truppa, buona stella, mossa nuova, prodigiosi. Ah no, prodigiosi. Facciamo come la demo, va? Vuoi chiamare il tuo team prodigiosi? Sì. Wow, prodigiosi? Mi piace, è un bel nome che ci sta più che bene. Ora manca solo una cosa, la bandana. Mi ero ripromesso di indossarla dopo aver fondato la mia squadra di soccorso. E ne ho giusto due, tieni, indossala anche tu, dai. Cispola, ti sta benissimo, Furabio. Ora si capisce subito che facciamo parte di una squadra di soccorso. Team prodigiosi al rapporto. Da domani si comincia a lavorare. E così, Furabio e Machop unirono le forze.
e formare una nuova squadra di soccorso. Welcome al Mystery Dungeon Squadra di Soccorso Deluxe. Il mattino dopo. Come immaginavo, sono ancora uno Psyduck. Ma perché mi sono trasformato in un Pokémon? Niente da fare, non ne ho la più pallida idea. Invece, quel Pokémon si chiamava Machop, se non sbaglio. Abbiamo deciso di formare una squadra di soccorso insieme, mi pare. Machop, cosa starà facendo ora? Meglio andare a vedere. Oh? Oh no! Ah, scusa! Ero così agitato da non riuscire a starmene con le mani in mano. È dall'alba che ti aspetto qui fuori. A un certo punto sono crollato per la stanchezza. Vabbè, oggi è il grande giorno. La nostra squadra di soccorso apre ufficialmente i patenti. Urrà! Peccato che non abbiamo nessuna richiesta di soccorso. Ah, giusto. Forse c'è qualcosa nella cassetta della posta. Kit di base della squadra di soccorso. Lo sapevo. Il kit di base della squadra di soccorso. Me ne mandano sempre uno nelle nuove squadre di soccorso. Targhetta di soccorso. Porta strumenti. Gazzetta Pokémon. Cispola! C'è un sacco di roba utile qui dentro. Vediamo, la targhetta di soccorso indica che siamo una squadra di soccorso. E nel porta strumenti possiamo mettere gli strumenti che troviamo nei dungeon. Per ora ci metto le cose che ci hanno dato Butterfree. Potrebbero tornarci utili, non si sa mai. Gli strumenti sono essenziali per le avventure, cerchiamo di farne buon uso. E c'è anche una copia della gazzetta Pokémon. Contiene informazioni importanti per tutte le squadre. Te la lascio nella cassetta della posta, dacci un'occhiata quando puoi, ok? Dunque, vediamo. C'è dell'altro qui? Non so, magari una richiesta. Peccato, non c'è altra posta per noi. C'è qualcuno. Se qualcuno avesse bisogno di noi avremmo ricevuto una lettera, ma mi sa che nessuno ci conosce. Ma come biasimarli? La nostra squadra è nuova di zecca. Che succede? Forse è una richiesta di soccorso. Dai, leggila. Caterpie ci ha raccontato di voi due. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Due Magnemite sono nei guai. In una grotta si è formata una strana onda elettromagnetica. E i nostri amici Magnemite si sono ritrovati attaccati insieme. Questa unione è insufficiente per formare Magneton. Senza un terzo Magnemite, la loro forma rimarrà incompleta. Vi prego, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Firmato gli amici di Magnemite. Credi, ci andiamo? Non è al momento, almeno. Perché? Dai, il nostro primo incarico, dovremmo accettarlo, no? E va bene, andiamo. Così mi piace, dai, mettiamocela tutta. In realtà io volevo lasciarlo per il prossimo episodio, in realtà. Grotta con onda. Eccoci. I nostri amici sono in questa grotta. Dovrebbero trovarsi al piano meno 6, aiutateli per favore. Grotta d'onda, piano meno 1. Ok, andiamo. Sì, lo so. Un attimo che sistemo meglio la cam. Ok. Dunque, ok, muoviamoci più in fretta dal coperto. Mela, grazie. Direi di evitare il conflitto a fuoco con Rattata. Invece dobbiamo per forza, vero? Sì. Metto l'acqua. Dai. Vai, sbrighiamoci. Pacca arancia. C'è un Voltor qua. Muori. Come? Muori. Ok. Scala, vai. Sì. Piano meno 2. Piano meno 6 adesso, eh. Oh, qua c'è, sembrano esserci vagonati di strumenti.
Ma perché pistola l'arpa? Aia, e dai. Ah, vero, devo usare così. Aia. Fai male, eh. Ah, scusa. Dai, passare di qua, ok. Quanti strumenti? Grande macio. Vai. Andiamo di qua. Scusa, ok. Sì, lo so. Vogliamo graffio, vai. Ok. Vai, andiamo, vai. Meno 3. Quanti, e quanta roba? Scusa, ok. Vai, mazzo. Sì, ok. Vai, ok. Tanto non c'è nient'altro da vedere qui, quindi vai, piano meno 4. Sì. Cosa da fare, vai. No, come è mancata? Poi? Ok. Prendi la monetina, ok, di qua sembra esserci roba. Sai, Dak? Ok. Cosa da fare sempre, vai. Però adesso è un attacco più forte che ho, però. Ok, grandissimo. Chissà per quanto saliremo di livello, poi? Vale, ok. Vai. Okay, piano meno 5, dai, manca solo un piano. Parappa. La moneta, grazie. Aia. Devo proprio, eh? Vai, mori. Ok. Sì, pietra, ok. Dai, la scala, va bene, dai, prendiamo le basta, eh? Sì, dai. Ehi, eccoli là, aiutiamoli a uscire. I nostri corpi si sono separati. Bzz, gioia, Claudio, tripudio. Bzz. Bip bip, urra. Bzz. Bip bip, urra. Bzz. Ehi voi due, ringraziate. Grazie di cuore per averci salvati. Bzz. Bella grande. Bacca arancia. 650 soldi. Fantastico, la missione è andata a gonfie vele. Cispola, niente male per essere il nostro primo incarico ufficiale. No, Cispola, è ora di agitatissimo. Che dire, oggi mi sono proprio stancato. Credo che andrò a casa a riposarmi. Continuiamo domani, ok? Ci vediamo. Dove mi trovo? Forse sognando? Ma qui c'è qualcuno. Chi sarà? Qualcuno che conosco? Non riesco a ricordare. Ho come la sensazione di aver fatto un sogno, ma non riesco a ricordarmelo. Vabbè, poco male, comincia un nuovo giorno di missioni. Chissà che se abbiamo ricevuto le lettere. Delle lettere, meglio controllare la cassetta della posta. Ma nel prossimo episodio, mio caro Psyduck. Spero che il video vi sia piaciuto, come dico sempre iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi alla mia pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video, attivate la campanella, condividete i miei video sui social, e noi, miei cari furabiotti d'assalto, ci rivedremo presto!